benvenuto, io sono Claudio, l'allenatore di Calisthenics, l'allenamento corpo libero. La mobilità, la flessibilità muscolare è un aspetto importante del Calisthenics perché ti permette di fare prevenzione infortuni quando vai a approcciare le esercitazioni più avanzate del Calisthenics, le skills che diventano via via nel tempo sempre più difficili. Ma non solo, non è solo utile la mobilità per la prevenzione, ma è anche, come dire, parte integrante del processo di apprendimento. Se le tue strutture, i muscoli, i tessuti, le articolazioni sono mobili e flessibili, sarai più efficiente, il tuo corpo sarà più efficiente nell'apprendere nuove skills, perché non incontrerà l'ostacolo della rigidità e quindi riuscirà a mettere in atto schemi motori più efficienti. Bene, quindi, dicendo già queste cose, si capisce come uno dei, come dire, dei segreti un po' per allenare il calisthenics, per migliorare il calisthenics, è allenare la mobilità, ok? Allenare soprattutto le articolazioni principali, spalle, bacino, con delle tecniche di allungamento classico inizialmente, ok? Oggi voglio proprio farti vedere una piccola routine per migliorare la mobilità delle spalle, qualora tu possa essere un po' rigido. Allora, ti faccio vedere subito 3-4 movimenti. Noi cerchiamo di mobilizzare le spalle secondo tutti i gradi di libertà concessi da questa articolazione, che è un'articolazione molto importante, molto mobile, che deve essere molto mobile, ma può essere anche molto delicata. Allora, una prima posizione, ok, per aprire le spalle è questa qua. Ti metti in ginocchio, palmi delle mani a terra, braccia distese, ok? E cerchi di forzare l'apertura in questo senso, affondando bene la testa verso il pavimento, ok? Un altro esercizietto per aprire le spalle, secondo un altro grado di libertà, è questo qua, ok? Piano piano ti metti a terra, punti una mano, torsione e poi eventualmente... e anche dall'altra parte. Ok, e questo è già un secondo esercizietto per aprire, mobilizzare le spalle. Un terzo esercizietto, ok, è questo qua. Apriamo le spalle in questo senso. Mi raccomando, ogni posizione la devi tenere per almeno un minuto e devi cercare di forzare massima apertura possibile, il massimo allungamento possibile, senza però avvertire sensazioni dolorose, devi solo sentire leggeri stati di tensione, ok? Perfetto, un ultimo possibilità per strecciare le spalle è questa qua, ok? In questo senso qua, da una parte e dall'altra. Bene, questa è già una piccola routine, può sembrare anche semplice e banale, ma magari se sei rigido non ci avevi mai pensato, può già fare la differenza. Puoi eseguire questa routine dopo esserti riscaldato oppure immediatamente dopo la tua sessione classica di calisthenics dove hai lavorato sulle skills e sul potenziamento muscolare. Bene, con questo è tutto, mi raccomando, corri a mobilizzare le tue spalle e ci vediamo prossimamente in un altro video. Ciao!